Ok ragazzi, ci siamo. Stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Bruh. Abbiamo l'omelette, il mango, la salsa, tanta salsa. Goodbye. Ma sei ancora lì? No, ma che figata. E allora, dai, fammi spiegare un po' come... Ma... Questo è un video fatto in Giappone. Sono nell'aeroporto di Osaka e pensavo che le cose andassero bene e invece... Non... No. Cavoli. Allora, ragazzi, vi spiego un po' cosa sta succedendo qua. Sono uscito dal volo, vado a prendere i bagagli. Che c***o mi vengono a dire che non me lo trovano. Io sono qua ad Osaka senza vestiti, senza niente. Ma di ci sta, rega, ci sta. Però rega, c'è uno Starbucks. No, no, ferma il video. Allora, perché quelle prugne hanno delle statistiche? Cosa sono dei Pokémon? Devono andare alla Lega? Non lo so. Ditemi voi, perché? Perché? Avrebbe voglia di mangiarmeli anche se sono plasticaccia. C'è troppa roba da cui scegliere. Come faccio qua? Vado a prendere i bagagli. Non me lo trovano. Mi siedo un posto, è ora di mangiare. Rega, questo è il primo assaggio giapponese. Anche se è del supermercato, Madonna, sembra
Sembra fatto a mano, fatto sul momento. È incredibile. Non so, raga, non so. Il sushi mangiato per strada dà qualcosa di magico, veramente. Tengo a dire che questo è il primo sushi che mi schianto qua in Giappone, ma è anche il sushi di una persona che non si arrende, che continua a rimanere qua in Giappo anche dopo che gli sono spariti i bagagli. Perché, cioè, non servono i bagagli, non servono, non c'è bisogno. Poi ho preso anche sta robetta che spero che sia mochi. Spero sia il mochi, che altrimenti non so cosa sia, dopo lo assaggio. Splendida location, devo dire. Yes! Probabilmente ho trovato lo Skiffidol slime giapponese. Ho capito cos'è. È un panino verde con dentro la marmellata ignorante di fagioli dei Giappo. Pensavo mi venissero a dire qualcosa sul fatto che stavo mangiando letteralmente come un barbone. Magari venivano lì a dirmi qualcosa. Ma alla fine non mi hanno detto niente, cioè tutto a posto. Guarda quanto ho fatto bene. È un altro piano, madonna. Madonna che c'ho spum. Oggi impareremo come si dice ombrello. Ombrello si dice casa. Questo si dice droga. Vabbè, raga. Faccio prima a starmene zitto. Vado. Ma che c***o è sta roba? Che c***o. Ma ce ne sono altri di sti robi. Ma quanti c***o sono? Potentissimo. Nani? Saigo ni oboeta no ga kore da. Vabbè, tanto hai capito che ormai anche se metto lo schermo nero il video continua, quindi posso anche evitare. È
Eccoci qua, finito il primo episodio del Giappo Tour 2019. Ci ha messo un po' di tempo ad uscire, però è arrivato alla fine. E faccio questo piccolo sipario per ringraziare, prima di tutto, l'artista indipendente che mi ha dato il permesso di usare le sue musiche per il montaggio, che ve lo metto in descrizione. Mi raccomando, andatelo a supportare su SoundCloud. Poi ringrazio un sacco la piattaforma The Niketos e mi raccomando, supportateli sia su YouTube che su Instagram. E già che ci sono, vi metto il mio profilo di Instagram, così potete andare a stalkerarmi, magari a vedere un po' dei contenuti che faccio anche lì. E niente, non faccio spoiler per il prossimo episodio, ci si vede. Ok, stavolta è davvero finito il video.